Eder. Mech. Pallister. Fin da quando è scomparsa Liliana c'è sempre stata verso di me una pressione come se fossi io responsabile della sua morte. E certamente questo per me è stato un trauma che ancora adesso faccio fatica a valutare. E dovete pensare che avevo perso 18 kg. Ho lasciato fare, non sono stato indagato. Certamente certe incongruenze all'inizio fatte da me ci sono. Come mai nelle prime dichiarazioni avevi dimenticato di dire che la mattina in cui sparisce Liliana tu eri stato nel magazzino di via Donadoni? Eri distratto? È vero, perché ero, guarda, veramente sotto uno shock tremendo. Poi avevo anche paura di dire della mia situazione con i coltelli, di questo lavoro un po' nero, un po' così. Poi una volta che abbiamo chiarito le cose, ho portato la squadra mobile nello studio a fargli vedere il mio studio. Io quando vado in bicicletta ero abituato a vedere nel specchietto che ho qua sulla bicicletta, vedere Liliana dietro, e il mio occhio va sempre là. Nessuno sostituirà Liliana, nessuno. Sebastiano, sono 2 anni che non dorme perché vuole sapere il contenuto delle ultime chiamate che tu facesti con Liliana. Reciprocamente ciao amore 20 volte in un minuto, che è banale ma succedeva, ma soprattutto non facevamo niente altro che progetti e programmi per il nostro futuro, punto. Noi parlavamo sempre solo di robe concrete, in mezzo poi lei mi raccontava, che lo faceva da anni obiettivamente, il suo andare più indietro che avanti della vita come sperottiano. Non c'era niente di particolare da ricordare. Se io avesse solo immaginato che il 13 era l'ultimo giorno che ci sentivamo, la cosa sarebbe stata diversa. Mentre invece per me il 13 era come tutti i giorni precedenti. Niente di particolare, perché tra di noi il discorso era sempre materialmente serio. E ricordi qual è l'ultima cosa che vi siete detti? Come no? L'ultimissima parola, due sono le parole, tanti tre, che faremo domani. Mi estimo schietto, che vuol dire domani che parliamo. Ed erano le 8:23 o 24 del 14 mattina. L'ultimissima parola sue che io ho impresse nella mente. Che parliamo? Voleva dire tutto, voleva dire che aveva delle cose particolari da dirmi, secondo me, che però non potevano essere dette per telefono. E la Fede perché era a casa? Ehi, non è giusto, e quindi l'abbiamo tirata dietro, potrebbe anche essere, ma perché secondo me quella notte non è uno che abbiano fatto barruzzo, poco meno, tutta la notte. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.